Si chiama? Io mi chiamo Virginia, affuso Virginia come? Virginia Elisa, Ha cioè 17 separata anni. comunque da 10 anni, mi sono separata nel 2002. Occupata, non c'è nessun tipo di Disoccupata, no, lavoro. niente. Figlio è affetto da autismo Autismo. ed è assistito dall'ambito C3 da quanto tempo? Era piccolina, teneva 4-5 anni, lui fa la terapia occupazionale, infatti siamo sempre all'ASL per la proroga. E sto budget che c'è un operatore di pomeriggio 3 ore che me lo portava a fare le terapie. Quanti anni ha il bambino? Come si chiama? Allora si chiama De Cristoforo Giovanni, è nato il 29 giugno del 95, quindi il 29 giugno di quest'anno compie 17 anni. Ovviamente mi hanno spezzato questo budget il 30 novembre del 2011, con dicendo che me lo ridavano a dicembre. Niente, sono ritornata, resta tornata al comune e mi dicono che il budget non è possibile. Qual è stata la spiegazione che le hanno dato? Si farà, vedremo il modello ISE 0, io ho detto io ho mantenimento e accompagnamento, ma non è reddito, quindi il modello ISE mio è 0. E me l'ha detto che me lo ridavano il budget, quando poi non si fanno manco trovare. L'altro giorno sono stata 3 ore e non c'era, è arrivato dopo che me ne sono andata. Arrivato dopo chi? L'assessore Lanzetta. Poi Ma c'era un'altra dottoressa quando sono andata a parlare l'altro giorno, era all'inizio di gennaio, disse signora, mo ci sono le feste, poi se ne parla, venite verso il 10-15, sono ritornata. Ma l'assessore non c'era, è arrivato dopo, quando io dopo aver aspettato 3 ore, dalle 9 me ne sono andata a mezzogiorno e mezza. in realtà lei sa che questo problema lo sta seguendo un altro consigliere comunale? No, io non lo so, io sapevo Lanzetti, infatti feci pure il dottore Lanzetti, mi disse scrivimi una documentazione, io l'ho scritto, l'ho protocollata e ce l'ha lui, l'ho indirizzata a lui perché sapendo che era lui, ma non lo so che altra cosa ci sta. Il mio disagio con una legge 104, con una separazione, cioè 2 bambini a carico, niente, mi dicono no, niente, niente, niente. Cioè io sinceramente non reggo più, spero che mi ascoltino qualcuno superiore, perché veramente sono in un disagio molto molto grave.